Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo qui finalmente sarà un video tutorial. Me l'avete richiesto in tante, sia su Facebook che qui su YouTube, ma vi ho sempre insomma risposto che non avevo tempo, poi un pochettino perché non si vedevano bene i colori, quindi il trucco non rendeva e questa cosa mi demoralizzava un pochettino. Adesso che ho preso una luce nuova ed è quella insomma che vedete nella mia stanzetta, ce l'ho proprio sparaflashata in faccia e dalla webcam, dall'anteprima della webcam sembra che i colori rendono abbastanza, eccetto le labbra, che invece di essere questo fucsia tranquillo è un fucsia fluo ed è il 405 degli IMD Pupa. Quindi per chi possiede questo rossetto sa cosa intendo per un fucsia fluo. E nulla, fatemi sapere con un commentino qui sotto come mi vedete, se i colori si vedono un pochettino meglio. Il trucco ovviamente è questo qui, questo, quello che mi vedete, è molto molto semplice. In primo piano, insomma, ci sono soprattutto le ciglia perché è un trucco nude. Ovviamente ho applicato le ciglia finte. Ho usato un trucchettino per le ciglia inferiori visto da una YouTuber americana, che poi vi farò vedere nel tutorial. È davvero molto molto carino come effetto, molto drammatico, mi piace particolarmente. E nulla, mi raccomando, fatemi sapere per questo fatto della luce, perché insomma voglio cercare di migliorare anche per quanto riguarda insomma le luci, l'editing, sto cercando di migliorarmi, quindi vi prego aiutatemi. E nulla, vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base, perché non ve l'ho mostrato nel video, perché insomma già avevo un occhio truccato e avevo già fatto tutto insomma. Come fondo, diciamo, come base ho utilizzato la BB Cream di Garnier per pelli miste e grasse ed è questa qui nella tonalità medium. Eccola qui. Come correttore ho utilizzato questo qui di Collection Professional ed è il correttore liquido, numero 3 Classic Beige. Si vede la mazza perché ci sta la luce, è praticamente sparaflashata. Comunque, fidatevi, il numero 3 Classic Beige, i correttori liquidi di Collection sono ottimi. Vedete, molto molto coprente, si fissa bene, non va nelle pieghette, mi piace moltissimo, è meraviglievole, come dice Fede. E la cipria di Gloss. Ormai Simona parla bene, cioè che ormai viene mostrata in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago, per citare lo, come caspita si chiamava quello, Valerio Scanu, e nulla, questa cipria. Qui molto molto bella perché poi l'ho applicata con il pennello da cipria, il powder brush di Essence, quello lì lilla fantastico. E quel pennello dà, non lo so, un finish diverso alla cipria. Se lo applicate con quel pennello mi piace tantissimo. E quindi ho utilizzato questa cipria qui. E per fare le sopracciglia ho utilizzato i miei soliti tre prodotti, per chi è interessato, insomma. Ho utilizzato l'eyeliner per sopracciglia della Wycon, ed è il Wycon Eyebrow Definer nella tonalità caffè, la 04, la più scura se non erro. Ho definito le mie sopracciglia con questa palettina qui di MUA, la Pro Base che porta tre correttori, ed ho utilizzato questo. E per illuminare l'arcata sopraccigliare ho utilizzato questo matitone qui, il Sormé Brown Lift. Praticamente è un illuminante per l'arcata, lo utilizzo sempre perché va anche ad enfatizzare l'ombretto che andate ad applicare nell'arcata, quindi sull'arcata, scusatemi, e quindi insomma fa un bellissimo effetto. E niente ragazze, io vi lascio il tutorial, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate delle luci, se si vede male, se si vede bene o se si vede male. Io vi mando un bacione fortissimo, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao! Cosa vado ad applicare un primer? In questo caso ho utilizzato questo primer qui di Essence della linea Color Arts e l'ho steso su tutta la palpebra. Poi vado a prendere la mia palettina di MUA e vado ad utilizzare questo colore qui e lo vado a mettere su tutta l'arcata sopraccigliare con un pennello, insomma, da ombretto.
insomma, dopo aver per illuminare anche insomma l'arcata. Io per rendere ancora più intenso l'ombretto ho applicato un correttore, insomma, vabbè, per definire le sopracciglia e poi un matitone che vi ho già fatto vedere insomma nell'intro. Quindi il colore risulta molto molto più intenso ed è un passaggio che vi consiglio. Ecco qui. Adesso vado a prendere un pennello da sfumatura, come questo qui, e vado a prendere sempre dalla palettina di Mua questo marroncino matto e lo vado a sfumare nella piega. Poi riprendo sempre il pennellino d'ombretto e sempre dalla palettina di Mua vado a prendere questo colore qui, che come potete vedere è tipo un argento taupe. Lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile per illuminare la zona. Fino al conduttore primario. Ci faccio più passate per intensificare insomma, la palpebra mobile per renderla più luminosa. Riprendo il pennellino da sfumatura e vado a sfumare, prelevando un poco di marrone che abbiamo applicato prima. Come eyeliner vado a prendere questa matita DP2 automatica e vado a tracciare una linea di eyeliner. La porto pure sotto, sporcando le ciglia. Non vi preoccupate di essere precise perché poi andiamo a sfumare il tutto. Vado a prendere il pennellino da sfumatura. Dalla palettina vado a prelevare un po' di marrone e lo vado a portare sotto le ciglia. Adesso vado a fare un passaggio, diciamo che facoltativo. Questo qua l'ho visto da una youtuber americana, praticamente per far sembrare che si ha più ciglia sotto, si vanno a fare dei piccoli trattini e poi si va a passare insomma il mascara. È un passaggio facoltativo, quindi potete anche insomma non farlo. A me piace molto l'effetto, è molto drammatico. Se insomma preferite un look più naturale, potete saltare insomma questo passaggio qui. E io utilizzo un eyeliner in penna di questo tipo qua, sempre della P2.
Adesso vado a prendere il mascara. Metto un po' sulle ciglia. Come top coat vado ad utilizzare questo qui, di Kiko. All'interno dell'occhio vado a mettere questa matita di P2, quella lì azzurrina che vi ho fatto vedere in ogni dove. Poi vado ad applicare le ciglia finte. Questo qui è un altro step facoltativo. Se non volete, insomma, applicare le ciglia finte, potete, insomma, non farlo. Io per rendere ancora più drammatico il look, anche perché voglio dire, sugli occhi è un trucco molto molto semplice. Per renderlo più particolare, ho utilizzato questo trucchettino qui dei trattini e le ciglia finte. Vado, insomma, a mettere le ciglia finte e ci vediamo subito dopo. Ho applicato l'altra ciglia finta. Ho utilizzato sempre la colla di Peggy Sage nera per applicare le ciglia finte. Adesso vado a fare il contouring e vado a mettere, insomma, il blush per poi passare subito alle labbra. Allora, per fare il contouring utilizzo sempre la mia solita terra di New York Color. Come blush vado ad applicare questo qui di H&M ed è il Pink Dahlia, che è un fucsia fortissimo perché riprenderà il rossetto che andremo ad applicare. Questo è il colore. Come illuminante vado ad applicare questo qui di Essence, che è un illuminante rosato della linea Bloom Me Up, con un pennello fatto in questo modo. Poi vado a prendere questa matitina qui della Peggy Sage ed è il colore Petal, non so il numero, e la vado a stendere, insomma, su tutte le labbra come base.
Come rossetto vado ad applicare il 405 degli Haim di Pupa. Ed ecco qua, il trucco è finito. E niente, ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Un bacione!